È pronto ai nastri di partenza l'Aquila Smart Bus, progetto costole dell'iniziativa Smart Ring L'Aquila, realizzato grazie al finanziamento pubblico riguardante i progetti per il Mezzogiorno. Questo servizio è stato realizzato da AMA, azienda mobilità aquilana, comune dell'Aquila, assessorato alla Smart City, ed Enea. La navetta dovrebbe far diventare l'Aquila sempre più smart city, come la intende l'assessore Alfredo Moroni, ovvero una città intelligente, veloce, senza barriere e alla portata di tutti. Lo Smart Bus, però, presentato nel corso di una conferenza stampa questa mattina, è un vecchio veicolo Iveco adattato da Enea e particolare, non trascurabile, non accessibile ai disabili. C'è da chiedersi che città intelligente è se non offre questo servizio? A questo bisogna aggiungere che la sperimentazione del veicolo elettrico partirà il 19 maggio, ma di centraline di ricarica neppure l'ombra. E se poi ascoltiamo le parole dell'ingegner Roberto Ragona di Enea, di elettrico c'è solo l'intenzione. È un sistema, diciamo, sui generis, nel senso che ha una doppia motorizzazione, per cui noi ci auguriamo che, no, ci auguriamo, l'input per l'autista è quello di utilizzare più possibile la trazione elettrica, perché questo sistema ha una doppia motorizzazione, sia tradizionale, quindi a gasolio, sia elettrica. Offerta di scivoli su questi veicoli qua, con queste motorizzazioni, con queste tecnologie abbastanza spinta, non c'è. Quindi andrebbe voglio dire, rifatto il veicolo, ma prevalentemente, probabilmente prevalentemente termica e un po' elettrica per quanto è possibile, il più possibile. Smart significa intelligente, quindi evidentemente l'aspetto smart sta in qualche cosa che c'è all'interno. Intelligente per noi in questo momento significa che ci stiamo muovendo entro ambiti particolari, nel senso che chiaramente poi l'esperienza si può allargare.